Per la prima volta le opere di suo marito esposte al pubblico? Sì, la prima volta. Ho visto che erano, anzi, ci lavorava il tarlo sulle statue, perciò mettendole a posto ho avuto questo piacere, per ricordarlo. Sono 9 anni che è mancato e sentivo proprio il bisogno di farlo, di rendere onore al suo ricordo. Perché lui amava lavorare il legno, però solitamente non le esponeva, le teneva tutte per sé. Le teneva per sé. Ce l'ha esposto la Madonna che c'è nella chiesa di Pasquaro, l'unica che ha esposto al pubblico da diversi anni, sì. Se no non aveva questa ambizione proprio di esporle, no. Parlando con la signora Lucia, grazie a lei, che dobbiamo ringraziare a lei e la sua famiglia che ci hanno permesso di portare fuori e far conoscere al pubblico questa eccellenza, perché noi quando l'abbiamo vista per la prima volta siamo rimasti entusiasti di questa iniziativa. Quindi ben vengano, insomma. E poi anche il pubblico che è venuto in questi 3 giorni è stato veramente numeroso. Pensiamo che sono superate oltre 350 persone che hanno visitato questa mostra, per passaggi e cose varie. Quindi mi pare sia stato un ottimo successo. Ecco. Questo è stato un appuntamento di chiusura dell'anno accademico, vi state già preparando per il prossimo? Ci stiamo già preparando per il prossimo, perché qua non finisce uno, dobbiamo di nuovo incominciare, il prossimo sarà il 15° anno, quindi già una tappa importante, ecco, quindi della nostra attività. E poi scade anche il mio mandato, quindi dopo tanti anni vediamo. E, insomma, vi faccio l'augurio che questa 3 continui ad andare bene come abbiamo fatto fino adesso. Però sono tornato da grandi persone che hanno attività e quindi si prestano a queste attività nostre, perché abbracciamo tantissime cose, facciamo tantissime cose.